mio giorno è cominciato in te. Vivi, odi, balla e ora pensa, diremmo. Che tempo di bilanci per il Festival d'Annunziano, giunto alla sua quinta edizione e che ha animato Pescara dal 2 al 10 settembre. Difficile fare una classifica sulle presenze perché sono state distribuite su tutti gli eventi e rimarca il presidente del Consiglio regionale Sospiri in maniera massiva. La varietà delle discipline artistiche è la chiave del successo anche dell'edizione 2023. Un grande successo. Un grande successo di pubblico e di critica. Ci sono alcuni dati che però sono incontrovertibili. Tutte le televisioni italiane si sono occupate del festival e molti quotidiani nazionali, e con la rete alcuni eventi tipo lo Scudetto Cup sono stati seguiti da molti paesi oltre l'Italia. A me pare che il festival sia andato molto bene, che si affermi come contenitore culturale multidisciplinare e che svolga un ottimo lavoro, grazie a Gabriele D'Annunzio, di promozione dell'Abruzzo e di Pescara in Italia e nel mondo. L'assenza di Giordano Bruno Guerri ha pesato un po', così come il rinvio del concerto di Vecchioni. Per il presidente del Consiglio regionale il Festival d'Annunziano è una bella eredità costruita negli anni che le prossime amministrazioni dovranno custodire e tutelare. A mio avviso verremo sempre noi, ma detto questo ha perfettamente ragione. È un patrimonio che appartiene da 5 anni a questa parte a tutta la città e che spero che chiunque abbia l'onore e l'onere di rappresentare la città di Pescara e la regione Abruzzo nel prossimo quinquennio riesca a mantenere e se possibile anche valorizzare. Nella sola giornata del 3 settembre sono stati 3.000 cittadini che tra le 19 e le 23 hanno visitato i musei della città. Le presentazioni di libri hanno visto sale gremite, oltre 500 le persone che hanno partecipato al convegno sull'8 settembre. Vedere attori, cantanti, personaggi del mondo dello spettacolo, personaggi del mondo della cultura che vengono a Pescara e parlano di D'Annunzio come se avessero un rapporto strettissimo con lui dopo tanti anni di ostracismo di questo grandissimo personaggio, per noi è motivo di grandissima soddisfazione. Ultimo appuntamento in agenda è con Neck e Renga il prossimo 20 settembre alle 21.30 al Teatro D'Annunzio. Vivi o di balla. Lasciarsi sfuggire la poesia.